Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Buonasera a tutti, iniziamo con un po' di ritardo, stiamo ancora in attesa del sindaco Lia Caldarola, ex sindaco, però insomma per una questione di rispetto chiamiamo ancora sindaco, e il sindaco Fatone. Iniziamo questa manifestazione, questo incontro di questa sera. Saluto gli intervenuti e quanti hanno accettato l'invito. L'iniziativa di questa sera si inserisce nella serie di manifestazioni che stanno praticamente ricordando il 50° della fondazione del Rubastino. Rubastino che praticamente è l'unico giornale, l'unica rivista presente sul territorio di Ruvo, giornale cartaceo presente appunto nella nostra città. Questo giornale ha accompagnato un po' la storia della nostra città con i suoi, sono circa 125 numeri, sono diversi inserti speciali e ha rappresentato e rappresenta praticamente un punto di riferimento per i cittadini, cittadini ruvesi, ma anche per coloro che non risiedono più a Ruvo. Infatti molte volte il Presidente, il Consiglio viene sollecitato quando ci sono praticamente dei ritardi nell'uscita del Rubastino, soprattutto da parte dei non più residenti a Ruvo. Questo perché? Perché in pratica segna ancora un legame profondo tra appunto questi cittadini e ha fatto informazione per tanto tempo. Stasera diciamo che l'incontro vuole offrire un taglio diverso, un taglio più leggero. Sicuramente non entreremo nell'agone politico, però anche la presenza, io ringrazio degli ex sindaci che si diciamo confronteranno con colui che in pratica è stato l'ideatore, la mano di appunto queste vignette, Mimmo Scarongella. Quindi la serata di stasera si va ad inserire in questo ricordo, ma vuole essere anche un momento di riflessione, di approfondimento e soprattutto di conoscenza. Quindi passo la parola a questo punto per un breve saluto al Presidente Rocco Lauciello, Presidente della Proloco e dell'Umpli regionale. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro celebrativo dei 50 anni del Rubastino. 50 anni sono tanti, ma sicuramente abbiamo portato avanti diciamo un'iniziativa sotto certi aspetti lodevole, ma sul Rubastino riscontriamo anche uno spaccato della vita sociale, della vita politica attraverso tantissimi argomenti che abbiamo trattato, dall'attualità alla lingua locale, agli articoli di storia, di arte, e che sono il fiore all'occhiello della nostra rivista. Tra l'altro la nostra rivista è presente in tutte le biblioteche nazionali, è presente, quindi mantiene i contatti con i ruvesi non residenti, e questa la dice lunga, come diceva Michele qualche istante fa, la dice lunga sull'azione che svolge diciamo, la rivista Il Rubastino. Cioè, essere nato grazie a Don Vincenzo Amendoni, che mi preme ringraziare, ma soprattutto anche a Nicola Stragapete, che sono stati diciamo, i fautori di questa rivista,
ereditata dalla Fuci, molti di voi sicuramente ricorderanno. E quindi abbiamo dato corso, chiaramente ci sono stati degli alti e dei bassi della rivista, ma poi dopo nel 1980, quando dei giovani volenterosi, veramente eravamo in tanti, come d'altronde sono anche tutt'oggi, sono tanti i ragazzi che si impegnano a scrivere, abbiamo dato un percorso più lungo e quindi non è mancata nel giornale la parte umoristica, la parte della satira, che insomma è parte integrante. Noi l'altro giorno, sabato, ne abbiamo discusso con il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Piero Ricci, Valentino Loside, con tanti giornalisti che erano presenti, e tra l'altro era presente anche il coordinatore nazionale dei giornali editi dalle Proloco, Cepli, che raggruppa oltre 80 testate giornalistiche in tutta Italia. E quindi, vedete, siamo entrati in un contesto nazionale. La rivista noi la inviamo anche a loro, e quindi ci viene pubblicizzato sui canali, sui social, è un'azione veramente lodevole che svolgiamo, tutto appannaggio del volontariato, perché qui poi dopo c'è da dire che sollecitiamo anche molti presenti, sicuramente si sono resi protagonisti anche nel scrivere articoli. Io l'altro giorno parlando con il sindaco, l'ex sindaco Lia Caldarola, ricordavo quando Lia Caldarola era presidente dell'UDI, e poi parlavamo anche con il CIF, l'associazione femminile di Rita Rossini, e anche quegli articoli sono presenti nel giornale. Cioè abbiamo scritto di tutto, cioè è stato scritto di tutto, e abbiamo dato visibilità a tutti. E quindi con questo auspicio io ritengo che il Rubastino deve continuare, perché diciamo, le forze ci sono, le forze giovani. Noi cerchiamo di tramandare le nostre esperienze ai giovani attraverso anche questo percorso formativo che è stato avviato all'interno della Proloco da diversi anni del servizio civile, ma soprattutto anche con l'impegno e il coinvolgimento delle scuole. E quindi il coinvolgimento delle scuole, la scuola alternanza lavoro, tra l'altro oggi ci sono qui in mezzo a noi anche i ragazzi del liceo scientifico che stanno sviluppando un progetto proprio in favore della scrittura, in favore del giornale. E quindi vedete quante iniziative si riescono a fare. Certo che non manca l'apporto anche di sostegno finanziario, e questo lo dobbiamo dire, dobbiamo ringraziare anche coloro, le aziende, le imprese di Ruvo che sostengono la rivista. Ci sono molti che, anzi, nel momento in cui tardiamo a richiedere l'intervento della rivista, ci chiedono: ma il giornale esce o non esce? Vedete, questa è una cosa molto molto bella e sentita, e noi ci sentiamo veramente diciamo soddisfatti e orgogliosi di quanto riusciamo a mettere in cambio. Quindi questa sera è il secondo, diciamo, il secondo appuntamento, ma durante tutto il percorso fino alla fine dell'anno ce ne saranno anche altri, svilupperemo altri incontri di approfondimento di ciò che il Rubastino è riuscito a contenere con le sue pagine. E quindi io non mi resta che ringraziarvi per la partecipazione, soprattutto i protagonisti sindaci, ex sindaci, perché poi dopo c'è da dire che la Proloco ha avuto sempre un rapporto idilliaco con il palazzo, con l'istituzione locale, al di là dei colori che stavano a Palazzo Vitaia. E beh, questo è un segno innanzitutto di riconoscimento e di credibilità di ciò che noi svolgiamo, non solo a livello locale, ma anche a livello regionale e nazionale. Con questo auspicio io ti lascio la parola, Michele, grazie e buona serata. Allora,
entriamo nel vivo del tema, il tema la satira politica nel Rubastino. Diciamo che il mio intervento si snoderà sulla relazione satira politica e capire poi un po', facendo un po' un excursus, come si è arrivati ai disegni presenti nella rivista e che poi avete visto nella mostra praticamente diciamo itinerante, i 94-95 bozzetti che sono presenti appunto qui nell'atrio. La satira dal latino satura lans, il vassoio riempito di primizie in offerta agli dei. Diciamo che questo è un genere di comunicazione che caratterizza praticamente l'attenzione per alcune tematiche che possono essere la politica, che possono essere la morte, che possono essere sono tematiche di attualità, cercando di mostrarne praticamente le contraddizioni. E diciamo che questo modo di intendere la satira parte dall'antica Grecia ed ha avuto sempre una fortissima impronta, una connotazione politica. Diciamo che questa risponde più che altro ad una esigenza dello spirito, quindi tra l'oscillazione tra il sacro e profano. Si occupa, come dicevo, di politica, ma si occupa anche di religione, di sesso, di morte, e propone appunto dei punti di vista che possono essere anche alternativi, e attraverso appunto la risata va a veicolare delle piccole verità, semina dei dubbi, smaschera delle ipocrisie. Sono partito praticamente da questi concetti generali per arrivare a quello che diciamo il tema fondamentale di stasera, la satira politica nel Rubastino. Come si arriva alla satira politica nel Rubastino? Diciamo che la spiegazione di questo elemento ci viene fornita dallo stesso Don Vincenzo Amendoni. Don Vincenzo Amendoni nel testo, questo è un testo diciamo molto, molto importante, All'ombre du Gardide de Melodei, praticamente nell'introduzione, nella presentazione che lui fa di questo testo, ci spiega anche il perché. Perché è un modo, in maniera diciamo colorita, anche in maniera leggera, perché lui ci spiega che è servito anche a stemperare alcune tensioni che si sono praticamente verificate negli anni 71-72, che hanno connotato l'agone politico, serviva praticamente a stemperare gli animi e allo stesso tempo attenzionare su alcune tematiche che riguardavano la collettività. E lo dice in maniera molto chiara quando dice in pratica che queste rime pubblicate come inserto speciale, stiamo parlando nel 71, e sono esattamente questa, L'ombre du Gardide de Melodei, e in pratica fu inserito come inserto all'interno del Rubastino. Fu una cosa molto importante, perché la gente aveva necessità un po' di alleggerire le tensioni, ma aspettava praticamente queste considerazioni. E veniamo all'altro elemento, l'elemento importante qual è? L'autore di questi versi, perché in realtà questa situazione, diciamo questo arcano, possiamo chiamarlo così, mistero, si è disvelato soltanto a distanza di molti anni. L'autore praticamente è sempre Don Vincenzo Amendoni, che nell'introduzione di questo testo ce ne parla. Ci dice che questa persona parla di un Roquetide de Porcastide, non era altro che Carlo Volpe. Chi è Carlo Volpe e perché si arriva poi a soltanto al 1980
quando viene pubblicato questo testo, perché in realtà se voi vedete gli inserti sono tutti firmati da De Rocketeer e in realtà non c'è il nome. Il nome di chi è? Appunto dicevo, soltanto nel 1980, quando viene fatta una raccolta di questi versi, viene svelato che Rocketeer de Porcastide non è altro che Carlo Volpe. Carlo Volpe chi è? È una persona importante del paese, è una persona che conosce bene le situazioni locali del paese e che ha trovato questa sua, potremmo definirla, vena poetica, una persona estremamente rigorosa, una persona molto molto riservata, e soltanto nell'80, praticamente con la pubblicazione di questo testo, si arriva a conoscere Carlo Volpe. Carlo Volpe è il comandante della, io devo definirla per quella che è la definizione, perché oggi parleremo comandante di polizia locale, è il comandante della Guardia Municipale di Ruvo. Tra l'altro, nato nel 28, deceduto nel 94, è comandante dall'inizio degli anni 60 fino alla fine degli anni 80. E quindi si capisce quest'altro aspetto, che anche un aspetto importante, perché lui, siamo, penso di immaginarlo, diciamo che doveva andare in pensione alla fine della carriera, quindi praticamente pubblica, pensa, finalmente, probabilmente dovuta anche alle sollecitazioni da parte di Don Vincenzo Menduni, a svelare la sua identità. Io ringrazio il figlio che è presente, Giuseppe Volpe, presente qui in sala, e lo ringrazio anche perché state vedendo scorrere le immagini della... Allora, il comandante Volpe è questo qui, se mi fai andare le altre, è questo qui. Vi dico che queste sono veramente una chicca, ed ecco perché lo ringrazio ulteriormente, il signor Volpe, il figlio del comandante che è qui tra noi, perché sono pochissime immagini del padre, praticamente sono veramente introvabili, e quindi ecco, è lui. E quindi, e poi mi diceva anche un altro aneddoto, che in pratica scriveva di notte, e poi sicuramente l'abbiamo anche potuto verificare con il professor Giacomo Campanale in alcune letture che andremo a fare tra un po', che andava continuamente a rivedere, ad aggiungere particolari, perché una persona estremamente diciamo meticolosa. E quindi chiaramente che cosa succede? Succede che le rime di Carlo Volpe trovano nella mano del professor Mimmo Scarongella, qui presente, che all'epoca era un giovane ventenne, trovano praticamente l'immagine, trovano il senso, quindi diciamo diventano quella che un'idea diventa un'immagine, una figura, e soprattutto cercano di colpire nel segno, sempre in maniera, ecco, la satira, quella che sono le situazioni politiche. Ecco perché mi piace anche quell'affermazione che ho sentito da qualcuno, che Volpe era la mente e Scarongella era la mano, che praticamente tramutava in segni quelli che erano le sue idee. È chiaro che poi, dopo questo inizio in cui c'è stato praticamente l'input da parte del comandante Volpe, poi Mimmo, diciamo, che ha seguito per conto suo, diciamo, nel corso del tempo. E in questo contesto vorrei anche ricordare la figura di un'altra persona che sicuramente ci ha lasciato delle immagini colorite, delle elegie, e sto parlando del poeta contadino, sto parlando di Nicola Campanale.
poeta campanale, e infatti il suo soprannome era Pon Pierce, che ci ha lasciato diverse raccolte, una poesia rubastina e poi successivamente anche lingua madre. E quindi, come appunto potete vedere, diciamo che questo è stato l'excursus, l'incipit è stato sicuramente questo modo di intendere, di sottolineare la vita politica da parte di Volpe, che poi ha trovato, come appunto dicevo, nel professor Scarongella, diciamo, l'immagine, ecco, che si è materializzata. L'ultimo aspetto che mi preme sottoporre alla vostra attenzione, avendo visto quello che è successo, la satira, la politica che accennavo, diciamo, ecco, che la politica è la parte, fa parte di una comunità, la comunità stessa è politica, e vorrei, in maniera molto tecnica, darvi soltanto qualche indicazione di come si è posta la politica all'interno dell'associazione turistica Proloco, perché ci sono due norme, una in particolare, la legge regionale 2790. La 2790 che cosa parlava? Parlava nel vecchio statuto la presenza di due consiglieri, di due rappresentanti della maggioranza e uno dell'opposizione. Perché dico questo? Proprio per far capire poi fino a che punto la politica è entrata all'interno della Proloco, o fino a che punto non è entrata, grazie a Dio, all'interno della Proloco. Poi abbiamo avuto la 383 del 2000, che ha superato, in cui parla praticamente del sindaco suo delegato all'interno dell'associazione turistica Proloco, che poi è stata recepita all'interno dello statuto, parlo di Ruvo, presidente correggi, in 24/11/2004, giusto? Ok, e questa ha segnato praticamente una svolta epocale, perché il fatto di aver eliminato la presenza dei due rappresentanti della maggioranza e uno dell'opposizione ha reso ancora più autonoma la Proloco. Questo passaggio si è ulteriormente migliorato con l'ultima normativa che riguarda il terzo settore, e quindi ecco perché almeno per quanto riguarda l'attività a livello attuale, la Proloco, essendo un attimino svincolata da quelle che possono essere anche le diatribe politiche, è riuscita ad avere una maggiore autonomia, anche se, e questo lo vorrei sottolineare per onestà intellettuale, che la politica, pur la Proloco, anche se ha guardato con attenzione la politica, e viceversa la politica ha guardato con attenzione la Proloco, l'ha guardata sempre in maniera distante, con attenzione, ma non ci sono state mai, almeno io ripeto, ho 25 anni di esperienza all'interno della Proloco, delle ingerenze. Detto questo, ho cercato di farvi un attimino, seguire quello che è l'excursus, quella che è il rapporto appunto tra la satira e appunto la politica, e come si è come si è sviluppata nel corso del tempo all'interno del nostro giornale. Fatta questa piccola introduzione, ma mi sembrava opportuna proprio per entrare nel merito del tema che abbiamo deciso di affrontare stasera, ora inviterei il professor Giacomo Campanale, che ci leggerà in un primo momento e una in un secondo momento, due appunto componimenti di Carlo Volpe, legati a due momenti politici particolari. Inviterei il professor Campanale, che forse non trova gli occhiali, come li definisce lui, la bicicliet, quindi giusto per entrare nel... Buonasera a tutti, spero di leggerla bene, anche per un omaggio all'autore. La Volpe reta au ciucci. All'ombra du gardid de melodee, ove aperto un sedice alla campagna, un genir de re. A fuoco menzò che sa gheia o candidote, dice che ha candato in persona, pure la zatel e consultato.
mezzo a che pic causa un attendamento, la chiave era uno squadro di movimento che un muraglione sta in schierote e non per d'amore, forse per fare una certa che era a orator. Tu frastire non ti sapevano di che causa come stain, dopo comizio, come ad un bambino se ne c'hanno. E provasse dalla coppa l'amboatina, c'è una San Giacomo da una femmina che devene. E do tutta ansiosa a demanierna a Falome. Far per Cristo, dice parlo a chi è tele. E che premendendo la palla sopra un tavolo, dice: cara da taratan c'è casin, con tutta la piazza cotta, gente da nud o signore, ma a me mi è capitato che sta sorta di fregati. E come dicei Chies, su combinai preoccupato, un povero strumento che pu sforza forte, sa vai fa il menotto. Ma tanto che por castid se venanzo qua fan, sotto su a tua campagna, e veve come ma fa l'anno. Perciò dice che dite chiore chiore un genire, che la guerra o non se fosse, o se fosse da guerrire. E se che ne capisci di cui erano fatte, ha cominciato con gli annuzzi e per mostrare che sarà gatto. E dite pure che l'ambasciola non la manna la provvidenza. Siccome si vede picco di chiere di Florenza, per non sto a fuoco la lettore utile e molle, con tutte le stiglie e scasota la tua du controllo. Sarebbe a dice a un grattacielo di chiazza Cavalluat facendo salute ai to da un ragionir Angeloat. Daddo piazzato lo strumento tenendo occhio la situazione, specialmente che era du partite che stia un stratone. E non posso nudda che saprai che ti imbecervite, ma cudanzialm o papavo come faccio la volpe da ucciarite. Ma te ne da risolvere pure un problema di sperote, che importante come accordi scavasse la volta. Sovatro finalmente in due coro la ciasca, che le scafferne può grattare a cilde per marasca. E di te uno che ne capisce che dopo il primo comizio un genere già tiene di fare la passa un spezzo. Per fare conto, Fangilla pagò ancora a chi era cambasta c'era un pione regolatore. Siccome ste plomezze non monumente, che qualche è dispettosa and cambiante, giusci a tua proprietà, forse per medie, e che la stia donna un sacco in asporto di fastidio. Già da cre, ci sono che stiasse no di vendere, ci vuole la pota do la caparra a chi della rutere, e tant'altro la pota do un bello scaffo morole, facendo la sedetta alla cattedrale. Ringraziamo il professor Giacomo Campanale e ora passo volentieri cedo il microfono al professor Mimmo Scarongella, che unitamente, anche se la nostra scaletta purtroppo subirà delle variazioni, almeno finché non arrivano il sindaco Lia Caldarola e il sindaco Fattone, che ci hanno detto che sono in arrivo, cedo il microfono volentieri in modo tale che unitamente al sindaco Vito Nicola Ottombrini possono commentare queste due immagini. Allora, noi dalle vignette, la poesia è praticamente dedicata all'ingegner De Leo, insomma, chi lo conosceva ha sicuramente capito qual era l'aria
che aleggiava nel 72. Prima il Presidente ha detto che noi abbiamo avuto con il potere, con il palazzo, un rapporto idilliaco. Abbiamo avuto, diciamo, un rapporto corretto. Dopo 50 anni possiamo dire di aver avuto un rapporto corretto, ma mai idilliaco, assolutamente. E queste vignette e la pubblicazione, il coraggio a pubblicare questa poesia lo dimostra, perché l'ingegnere era una persona potente all'epoca, al punto da riuscire ad abbattere il famoso Fondo Moresco per poter costruire, fare la costruzione che adesso vediamo, che allora destò molto scalpore. E quindi praticamente Carlo Volpe si divertì a pungolarlo, a sbeffeggiarlo, al punto da ipotizzare che se fosse andato al potere, a parte il fatto che il primo disegno, se voi lo vedete, è proprio dedicato, no, non questo, quello di prima, l'altro, non questo. Il primo, quando abbiamo cominciato, pure Dostoevskij delle Cafoce. Ecco, prima, no. Eccolo, questo qua. Il primo è dedicato al primo verso, all'ombre du gardit de melodei este il gallo lì, a prosedici, attenzione, faccia iete Carlo Volpe, attenzione, un sedici, arrivo un sedici, se c'è devo un sedici, arrivo. Così, queste erano parole testuali, se c'è devo un sedici, arrivo. Quindi così, aprivo un sedici, la campagna elettorale, un giniere delle. E un giniere delle dice, che ne stai, no, dei nutri che avevo, dove mi frecco tutti, vedi che si suona, con faccia, con le mani, vedi, faccia, ma mangio, ma ce la mangio, da steno. Quindi praticamente era emblematica proprio di un modo di fare, di pensare, altro che idilliaco, il rapporto era conflittuale all'epoca. E il fatto che noi usassimo lo pseudonimo Rock Tid era anche un fatto, diciamo, tutelatorio nei nostri confronti, perché questi signori erano facili alla denuncia. E noi abbiamo anche avuto degli scontri e dei problemi, anche se, diciamo, fortunatamente superati, perché poi soprattutto gli anni 70 e gli 80 sono stati, diciamo, anni difficili. Perché difficili? Lo ha ricordato Michele prima, perché l'associazione all'epoca aveva degli esponenti politici comunali nel consiglio di amministrazione, che cercavano naturalmente di orientare, di dare anche un orientamento politico diciamo, all'associazione, e lì succedevano le lotte furibonde, perché non ci riuscivano mai. Noi eravamo tutti ragazzi, tutti idealisti, i consigli direttivi, i consigli di amministrazione duravano 2 o 3 anni e poi si scioglievano, perché non ce la facevano più a lottare e a litigare negli uni e negli altri, e quindi c'era un continuo rinnovo. Quindi questa era l'aria che si percepiva. Poi a partire dagli anni 90 il discorso si è, anche per il cambio dei personaggi, diciamo, il discorso si è sciolto, diciamo, si è andato più liberamente. Fare una vignetta non è una cosa semplice, è una cosa complicata. Bisogna conoscere i fatti e ci vuole soprattutto l'ispiratore. In questo Carlo Volpe era un maestro. Devo dirlo, io me lo ricordo, a volte mi chiamava, si discuteva insieme, mi faceva lo schemino che poi io, insomma, tenevo in considerazione fino a un certo punto, perché comunque io poi dovevo seguire la mia fantasia, ma certamente il motivo ispiratore era forte, perché era una persona molto attenta, penetrava la realtà e poi conosceva i fatti. Lui stava giù al comune, faceva l'usciere, li vedeva passare a tutti i politici e quindi li tratteggiava in una maniera incredibile con la sua penna. Invece con Nicola Campanale i rapporti erano più semplici, perché lui era un poeta contadino, era molto bravo, molto semplice, quindi parlava delle cose sue, della natura, dello spazio, dei paesaggi. E lì la vignetta era più facile. Ogni tanto gli veniva qualche guizzo. Per esempio, qui c'è una famosa vignetta su Craxi, quello, no? Successe il finimondo quando pubblicammo quella vignetta su Craxi. Fummo chiamati dal sindaco dell'epoca e, insomma, rampognati, insomma, ci spaventavamo. Noi eravamo ragazzini, ci spaventavamo. Poi, per fortuna, non successe niente. Per dirvi qual era, insomma, l'aria.
L'aria che si percepisce guardando la mostra, perché scorrendo la manica lunga del convento dei Domenicani, insomma, lì ci sono 50 anni di storia, a leggerla tutta insieme, insomma, è una bella soddisfazione, anche di resistenza, perché noi siamo rimasti tutti uniti. Io, Rocco, siamo gli animatori, diciamo, che Giacomo Campanale e altri, quelli che stavano, erano i ragazzi di Don Vincenzo, cioè quelli che con lui collaboravamo a far vivere l'associazione, quindi attraverso anche tutte queste iniziative. Quindi è anche un ritrovarsi da parte nostra. Ci dispiace per tutti quelli che hanno lasciato, che non ci sono e che purtroppo dobbiamo anche ricordare in queste circostanze, non ultimo Gino Tarricone, per esempio, che è stato anche uno degli animatori più forti dell'associazione. Allora, la seconda vignetta invece si capisce bene, perché l'ingegnere all'epoca, dopo quell'operazione di Fondo Moresco, aveva intimorito i ruvesi, ci vuol vedere che questo mo sposta anche la cattedrale, e quindi aveva dato già, aveva già impegnato la Ruter, che era il proprietario, insomma, dei tir dell'epoca, perché spostasse la cattedrale, perché lui ci doveva fare un altro. E c'è anche un'altra vigna, questa qua, questa che sta qui, non so se l'hai messa, vabbè, non c'è, dove c'è l'ingegnere che sogna proprio di spostare la cattedrale, sì, è sempre relativo a quella poesia, di spostare la cattedrale e costruirci un grattacielo, insomma, questa era la sua ispirazione, anche se dobbiamo dire che l'ingegnere poi ha fatto delle cose buone, bisogna riconoscere, insomma, il restauro di Palazzo Caputi è stata un'opera eccellente, per cui non è che fosse una persona fuori dalla realtà, però all'epoca aveva queste visioni, queste aspirazioni, per cui un po' incuteva, diciamo, timore nella gente, perché era una persona forte. Sì, adesso volevo chiamare Vito Tomprini, che commenta lui stesso, diciamo, questa vignetta dei 42.000 euro benedetta, che anche questa destò interesse. Cioè, perché come ti ritrovi tu in questa vignetta dei 42.000 euro? Buonasera a tutti. Prima di rispondere all'amico Mimmo Scarongella, io voglio porgere i miei saluti al presidente della Proloco, Rocco Laucello, i suoi collaboratori che da sempre svolgono un grande lavoro a favore della nostra città. Saluto l'amico Michele Dingeo, che coordina questa serata, questa bella serata, e un saluto lo rivolgo anche a te, Mimmo, che sei l'artefice poi di questa particolare serata. Io entro subito nel merito. Io conservo ancora il rubastino numero 4 del dicembre 2014. Allora, voglio dirti subito che non era semplice, quando noi andavamo a verificare la vignetta umoristica, subito non riuscivamo a comprendere che cosa volesse significare, ma poi piano piano, ecco, parlando sempre nell'ambito politico, si arriva al risultato finale. E quale era? Il sottoscritto aveva commesso un reato, diciamo, un reato, per chiamarlo così in modo grossolano, il reato di aver stanziato per il Natale 2014 42.000 euro per organizzare le manifestazioni del Natale 2014, aveva deciso di stanziare
qualche, ecco, l'altra cosa che non mai capito, come riuscivano a sapere quelle notizie prima che si svelasse tutto? Io non l'ho mai capito. Certo che nella maggioranza qualche rappresentante politico aveva avuto qualche mal di pancia, aveva espresso un suo parere negativo, probabilmente, vi dico certamente, ma è subito, non so come, ecco, l'amico Mimmo era venuto a conoscenza della notizia e immediatamente sul rubastino del dicembre 2014 viene fuori questa vignetta umoristica. Vignetta umoristica che mette in risalto alcuni particolari. Innanzitutto, Buon Natale e riportano l'importo di cui parlavo. E diciamo che vengo raffigurato come Gesù bambino che appena nato ha un momento di stizza per aver, diciamo, letto questa notizia, aver sentito questa notizia. E mi si attribuisce, ma quasi certamente l'avrò detta, una frase per il bene del paese. Che cosa vuol significare? Quando noi, ecco, voi sapete benissimo che quando si decide qualcosa, in maggioranza, la maggioranza dell'amministrazione le decide insieme, non è solo il sindaco. Quindi quella decisione fu una decisione unanime di tutti i componenti di quella maggioranza. E fu stabilito che quell'anno dovevamo realizzare nella nostra città un Natale speciale. Il risultato effettivamente di quel Natale, della realizzazione di tutte le manifestazioni, fu positivo e quindi automaticamente posso dire che fu una somma spesa bene, perché effettivamente fu il Natale in cui veramente la nostra città respirava quell'aria natalizia che tutti quanti amiamo e vogliamo che ci sia in quel periodo. La cosa che ho sempre sostenuto, io meraviglio come mai disegni solo un solo capello. Ora, no, voglio dirti che ora i bambini appena nascono sono... No, non sono calvi. Io ho avuto da poco una nipotina, 2 anni fa un nipote, i capelli sono tanti, quindi mi meraviglio perché sempre con un capello. Io potevo capire se mi avessi ritratto con diversamente, ma penso che, e questa è una battuta per dire che effettivamente poi questa satira politica è bella, perché dà la possibilità poi a tutti i cittadini di parlare, di entrare nel merito e dare pure il proprio, diciamo, input su quello che era avvenuto. E quindi dicevo, quella frase per il bene del paese io l'ho detta dicendo nel momento in cui realizzavamo questo bel Natale, lo dicevo dicendo che realizzavamo questa Natale per il bene del paese, cioè perché volevamo creare nella nostra città quei momenti che potevano, che infatti ci furono tante manifestazioni. Io lo ricordo benissimo, fu veramente un Natale particolare, tante manifestazioni culturali, musicali, religiosi,
E veramente piacque, non solo diciamo fummo contenti noi come amministratori, ma fu apprezzata da tutta la città, e per questo io ringrazio anche coloro i quali accettarono di spendere quei soldi proprio per il bene del paese. Va bene, l'importante è che ci sia la giustificazione, insomma, noi avevamo il dovere di essere critici, anche, vabbè, ma basta questo, non lo allunghiamo troppo, senti a me. E vabbè, qui poi ci sono tutte e due, ce ne sono due sindaci, sta pure Matteo Paparello. Può essere anche un momento di confronto a distanza di anni, può essere anche una cosa secondo me anche simpatica, il sindaco Paparella insomma è d'accordo, possono commentarla insieme, perché no? Cioè, lo spirito di stasera è proprio quello di, a distanza di anni, voglio dire, entrare così, commentare in maniera simpatica come stiamo facendo insomma queste immagini. Ti lascio la parola, visto che sei tu l'autore. La vignetta dei 42.000 euro, vorrei ritornare un attimo, era un po' emblematica di una situazione che si era venuta a creare. Tieni presente, cioè la vignetta, tieni presente che prima di te c'era stato Fatone, il quale aveva fatto delle grosse scelte nel bene e nel male. Adesso non è che stiamo, pure io posso anche condividere, non so, per esempio c'è stata la vicenda di Lucio Dalla. A un certo punto arrivò a Piazza Matteotti Lucio Dalla, e anche quel fu una botta di 60.000 euro. Allora, per un paese come il nostro, che riusciva a malapena, diciamo, a fare una programmazione, che ne so, io mi ricordo, il bilancio dell'assessorato poteva arrivare a 80-90.000 euro, 100.000 euro, 120, con il Talos arrivava a 180.000 euro su base annuale. Quando tu hai dato 60.000 euro solamente a Lucio Dalla, sembrava una cosa spropositata, così, a noi, alla gente del popolo. E quindi a quel punto, come pure, mi ricordo che il tuo assessore De Palo, e tu lo ricordi bene, un altro anno, non so se prima o dopo questa vignetta, fece venire anche lui a Piazza Matteotti Fabio Concato, che anche quello era un nome notevole, di rilevanza nazionale se non internazionale, e quindi praticamente anche lì si spesero dei bei soldini. Non fu a Natale, fu in estate questo fatto. Quindi voglio dire, in quel momento c'era un po' di competizione, voi l'avete fatta così, noi lo facciamo così, c'era un po' questo discorso della battuta, della risposta, perché si voleva dare un segnale, diciamo, legittimo, voglio dire, nel bene e nel male. Non dico che, io non dico nella vignetta che avete fatto male, nella maniera più assoluta. Tra l'altro, ricordiamoci che io sono stato un grande estimatore di Forattini, cioè il mio ispiratore è stato proprio lui. E Forattini, uno dei compiti che si proponeva era quello di rendere i personaggi appetibili, simpatici, perché lui una volta in un'intervista diceva: quel modo di fare rende questi personaggi, che a volte sono antipatici perché devono amministrare il denaro pubblico, quindi sono visti male dalla gente, li rendono simpatici, li avvicinano, diciamo, al popolo. Questo è uno degli obiettivi che si proponeva. Quindi la mia vignetta non è mai stata cattiva nella maniera più assoluta. Adesso invece ci troviamo di fronte a un altro momento, un momento che coinvolge due sindaci. Uno è Matteo Paparella, qui il grande prestigiatore della politica rovere, e beh, insomma, tre sindaci, però voi non eravate ancora entrati nel gioco. Questa è una vignetta del 2004, lì c'è la 04, la sigla. È un momento in cui forse Matteo può spiegare meglio di altri. I tre personaggi: Michele Stragapete, l'uomo dal fiore in bocca, il sindaco bucolico, amante della natura, sappiamo tutti, il sindaco Ottombrini, Castelsopulcio Ciarid, perché allora stavano facendo, entravano, uscivano dalla Margherita, c'era tutto questo movimento, e questo qua con la maglietta a strisce, anche lui con il fiore in mano, era Leonardo Leone, che faceva il consigliere comunale.
A questo lato ci sei tu sotto, vestito da muratore, vestito da muratore, con il cappello di carta che si tipico che si metteva i muratori, con la cazzuola in mano, eccetera, e che stavi attraverso le 3P, vedi 3P, 1, 2, 3P, quindi poteva essere popolari per, non so, Partito Popolare, stavi ricostruendo la vecchia DC, cioè tu da dove nasci? Nasci dalla DC, quindi un pitch, il pallino era quello di ricostruire la vecchia DC. Allora, mentre questi stavano a giocare per fatti loro a sinistra, tu a destra poi giocavi al centro, al centro, come il Ressole, insomma, lui stava sempre al centro. Vabbè, ci possiamo permettere qualche battuta che stiamo ironizzando. Allora, io più che noi protagonisti, io un grazie e un plauso lo devo fare sinceramente a Mimmo Scarongella, perché io ricordo il primo approccio che ebbe con me sindaco. Adesso ho capito perché aveva timore, perché era stato spaventato qualche tempo prima. E siccome quello era un periodo particolare, 1990, qualcuno e qualcuna avrà dimenticato perché allora facemmo DCPC. C'era non il rischio, la certezza di essere cacciati dai rispettivi partiti. Poi ognuno si attrezzò, eravamo giovani, sia dalla parte del PC che dalla parte della DC, e c'era, diciamo, siccome da qualche tempo ho un habitus mentale di tipo ecumenico, dico che c'era una emergenza politica. Emergenza politica. Per cui decidemmo di metterci insieme e di pulire un pochettino. E lui aveva timore, perché poi ho visto, ha fatto diverse vignette, anche perché in quel periodo, in quegli anni, dal 90-99, con Mani Pulite, eccetera, eccetera, non era facile fare l'amministratore. E le vicende sono state tantissime. Il primo approccio fu questo, il primo rubastino. Quasi venni a chiedere, tu forse non lo ricorderai, il permesso o comunque un indice, un gradimento, se poteva. Io invece lo stimolavo, perché questa è una satira intelligente di cui si è persa la memoria. Oggi in giro ci sono tanti vastasi, in giro ci sono tanti sedicenti commentatori, non so di che cosa, che A, non conoscono i fatti, B, vogliono apparire, C, vogliono fare i censori, e D, qualche volta rischiano di farsi male. Questa invece era una satira che non tutti possono fare. Focalizza il problema e rende il confronto piacevole. Fra le tante, e la dialettica è il sale della democrazia. Quando qualcuno dice di voler dialogare, ma non sa dialogare perché culturalmente non è portato al dialogo, quella è la massima espressione del fascismo intellettuale e culturale, non quello che viene, diciamo, censurato anche in questo periodo, ed è una chiusura, ed è un segno di debolezza. Quelli erano anni particolari, perché stravolgere il sistema, gli assetti di partito e gli assetti istituzionali, non era semplice.
Allora, questo tipo di satira, che poi fu malamente imitata da un altro, da un'altra iniziativa, che certamente non ho mai apprezzata perché era scorretta, offensiva. Oggi vedo anche sui social questi commenti ruvidi. Si possono dire tante cose, anche in modo incisivo, ma per poterle dire devi avere una cultura politica. La cultura politica non te la puoi inventare, se non stando all'interno dei partiti e delle istituzioni, dialogando. Una, però, quando farete il 60° e noi ci autoinvitiamo, io ci sarò, tu ci sarai e noi ci saremo. Devi mettere una che non ho visto, ma che conservo. Metaforicamente, lui aveva tagliato la testa ad un predecessore. Il tagliatore di testa ero io. Cioè era l'apice di una crisi politico-amministrativa. Tra parentesi, si facevano, perché io ne ho fatte due, ma sulla base di programmi amministrativi palesemente disattesi. Palesemente disattesi. Perché quando tu vai ad una competizione elettorale e dici insieme con gli amici faremo A, B e C, e poi le devi fare. Altrimenti di faremo ciò che è possibile fare. E lì era successo, e l'apice di quella crisi fu il famoso Politeama, di cui si parlerà in seguito. Noi della DC Palazzinari non volevamo che il Politeama venisse abbattuto e ricostruito, altri invece riuscirono nell'ardua impresa di far fare una palazzina. Ci fu una crisi e la testa del sindaco fu tagliata. Io la conservo, non è questa, no, era una testa ben visibile, con un taglio senza dispersione, perdita di sangue. Quindi evidentemente era anemico già il hai capito? E fu molto bella, perché poi c'erano tutti gli attori, tutti i protagonisti, io avevo la sciabola, che non so usare, però, e fece questa bella, ecco, il Politeama. Il Politeama è stata la 2002, io non ero più sindaco, volevo svincolarmi, ci fu una intesa di tipo programmatico, assessore era Vito, Simone Salvatorelli, però lor signori dal primo momento, quando si insediarono, erano giornalmente maltrattati da coloro che erano stati poi sostenuti. Smentiscimi pubblicamente se sto dicendo qualche inesattezza. E quindi giornalmente loro venivano maltrattati a Palazzo Avitaglia, io poi subivo e recepivo le loro mortificazioni, e si arrivò alla fine, qualcuna la riconosco, qualche altro forse no, si arrivò alla fine nel 2002, ma io non ero sindaco, decidemmo insieme, perché le crisi poi se si annunciano si fanno, e prima di annunciarle bisogna meditarle, ci vogliono motivi seri per fare una cosa. E quella fu la goccia che fece traboccare il vaso, Vito, e decidemmo di chiudere quella. Fu un momento molto molto forte, io personalmente i rapporti li ho avuti sempre sul piano politico, non ho mai portato
rancore a nessuno, anche se quella vicenda, io non ci stavo più neanche in consiglio, mi fu totalmente attribuita. No, la decidemmo alla fine dopo 3 anni di, diciamo, di maltrattamenti quotidiani. E il maltrattamento si può verificare all'interno della stessa famiglia anche avendo un atteggiamento, diciamo, poco adeguato. Politeama fu la goccia che fece traboccare il vaso e mi auguro che si possa non riprendere il Politeama, perché mo non puoi più abbattere, anche perché lì non è che stanno i Rom, stanno dei cittadini italiani che hanno acquistato. Però quella è stata una grossa ferita, perché tutto il progetto turistico, ecco, prima sentivo 42.000 euro, io ero lì in consiglio, non mi sono mai scandalizzato. L'essenziale è finalizzare quelle somme non per dare delle regalie a degli amici, a delle associazioni amiche, eccetera, eccetera, ma fare un progetto serio. Pure io, quando iniziamo i 90, la cultura, il capitolo della cultura, caro Mimmo, era di 6 milioni di lire. Non so quante... arrivammo a delle cifre significative, perché mettemmo su un progetto turistico-culturale e il teatro comunale era al centro di questo progetto, perché intorno a quel progetto e alla ristrutturazione si andò anche oltre con gli assessori dell'epoca, Franco Di Palo, che voglio ringraziare pure pubblicamente insieme a Salvatore De Leo e ad altri. Andammo anche oltre, predisponemmo gli atti ai fini dell'esproprio, ai fini della ristrutturazione, e c'erano anche dei contatti alla luce del sole con il San Carlo di Napoli. Il Trade Union, per realizzare poi questo progetto, lo dico, era Biagio Stragapede della cantina. Perché non è che potevi fare il teatro giusto per mettere poi un'associazione, così poi andò a finire. Una manifestazione, due manifestazioni, aggiustammo qualche cosa. Il teatro era al centro del progetto turistico-culturale. Qui non era un capriccio. E chiudo. Lì, prima della decapitazione, volevano fare delle case. Io non ero sindaco, era il quinquennio precedente. E i giovani amici del PCI, e non solo del PCI, anche del PSI, non possono dire di aver dimenticato. L'assessore all'urbanistica era Rocco Berardi, defunto Rocco Berardi, gran brava persona, e a lui taluni volevano imporre di firmare la concessione, perché prima firmava il sindaco, l'assessore delegato. Quell'assessore si ammalò per 5 giorni, era una malattia pilotata, perché fu detto che se non firmi la concessione entro 3 giorni sarà firmata da altri. Quella firma non c'è mai stata. Perché voglio dire questo? Perché le tensioni che c'erano all'interno del palazzo e all'interno anche dei partiti erano tensioni che venivano gestite in maniera dialettica molto forte, molto forte, rispettando i ruoli e le persone, e non dicendo mai a chi che sia che sei una zavorra. Finito, sì,
Sì, sì, sono contento insomma di queste tue affermazioni, perché finalmente riusciamo a spiegare i fatti, perché noi molte cose le erano intuitive da parte nostra, non è che potevamo sapere per filo e per segno, anche perché non avevamo più i carri volpe, cioè a questo punto andavamo un po' a ruota libera. E quindi vedi, tu stasera hai detto una verità importante, che alla cultura aveva appena 6 milioni di lire, importantissima, quindi 3.000 euro, cioè voglio dire, per crescere e arrivare ai 42.000 euro per il Natale o ai 60.000 euro, ce n'è una emblematica, un omaggio a Fatone, un presepe praticamente, al centro del presepe il bambinello è rappresentato da Lucio Dalla che gioca con i soldi, perché non è questo. Vabbè, questa è una giunta di sinistra del 2000, vabbè. L'ispiratore era sempre lui, Matteo, che stava sull'albero, la grande stella, e lui non lo può negare questo, dai, è un merito che poi gli va dato, perché è così, insomma. Lui la politica la mastica, noi siamo, la intuiamo, ma lui la mastica la sa fare. Quindi praticamente molte persone si rifanno, e quindi la vignetta è anche, diciamo, indicativa di questo modo di fare. E quindi dicevo che in quella vignetta c'è il problema di Lucio Dalla, che fu una cosa che all'epoca ci scioccò, insomma, perché noi si partiva sempre dai 3.000 euro che aveva trovato Matteo in bilancio, che poi aumentarono, e quindi la cultura, cioè noi avevamo anche il compito di difendere casa nostra, di difendere le nostre prerogative, perché noi eravamo operatori culturali, quindi collaboratori, collaboravamo con tutti, eccetera. Siccome abbiamo qualche variazione per la scaletta, vista la non presenza degli altri due, intanto ringrazio il sindaco Tombrini, il sindaco Paparella per le precisazioni e per lo spirito con cui insomma le hanno fatte, visto che causa forza maggiore siamo un attimino costretti a variare la scaletta, io farei scorrere le immagini e farle commentare a questo punto da Mimmo. Ecco, per esempio questa. È quel che mi ricordo. Questa per esempio fu un'altra cosa forte. Qui stiamo all'inizio, siamo negli anni 70, 71, 72. Nominarono vescovo Aurelio Marina, il nostro carissimo, a buona anima Aurelio Marina. Aurelio Marina, una delle idee più clamorose, più belle, che ne so, più eclatanti, che ebbe, fu quella di fare il museo diocesano all'epoca, però, e quindi per fare un museo serio doveva riunire tutte le opere in un luogo, solo che lui pensò di riunirla a Bitonto e quindi cominciò a trasportare tutte le opere d'arte, novello Napoleone naturalmente, tutte le opere d'arte cominciò a trasportarle a Bitonto. E beh, che doveva fare la prologo dei ragazzi che eravamo noi? Ribellarsi, successi finimondo per questa. C'era un articolo a commento di questa vignetta che si chiamava Cleptomania, successe il finimondo. Noi eravamo tutti di estrazione cattolica, qua comunisti, nella prologa non è stancia, voglio dire, estremisti, successe il finimondo. E poi mi pare che in seguito a quell'articolo, a questa vignetta, le opere rimasero a Ruvo, non si spostarono più verso Bitonto. Quindi, voglio dire, questa era la prologa del 71. Questa l'abbiamo vista, questa pure. L'arte del 400, Fatone e il drago. Questa vignetta è la parodia di un famoso quadro di Paolo Uccello che si chiamava appunto San Giorgio e il drago. San Giorgio Fatone sta al posto di San Giorgio perché evidentemente all'epoca nel 2003 insediava Paparella, cioè voleva vedere arrostito Paparella, e quindi praticamente Paparella stava sullo spiedo infilzato con la fiamma sotto, e Fatone che cercava di infiltrarlo, di infilzarlo con la lancia. E naturalmente a fianco al cavallo c'era una dama,
che può anche essere interpretata, voglio dire, chi poteva essere? Non lo so, forse la DC da cui provenivano tutte e due, che poteva essere la dama ispiratrice, diciamo, di questa azione. Però sta di fatto che i due all'epoca erano uno contro l'altro. Mo' mi dispiace che Fattone non c'è, perché poteva spiegare lui, come ha fatto Matteo prima, e quindi riuscivamo a capire meglio che cosa era successo. Gira questa, gira, la devi girare. No, la devi girare, gira. E questo è un Natale dedicato a Fattone, l'ha aggiunta Fattone, un po' meglio che Fattone, e intorno c'è la sua aggiunta, che non lo so, Antonello Paparella, questo qua Testini, insomma si riconoscono più o meno questi personaggi, l'avvocato Ippedico, eccetera. Questa era tutta l'aggiunta Fattone, un'aggiunta molto contrastata, infatti Fattone insomma ebbe poco spazio, quindi un paio d'anni stette, poi questa, la squadra 2, secondo tempo. Questo dovrebbe essere il secondo mandato di Lia Caldarola. Al centro sta Lia Caldarola, a sinistra sta un mandato. Ah no, e allora questa è la seconda squadra che fece, quando fece l'aggiornamento, cioè, sì, comunque la seconda squadra, quando rifece l'aggiunta, fece il rimpasto, dai, il rimpasto non mi arriva, il rimpasto. Fece il rimpasto. Quindi a sinistra sta il nostro ex presidente Tedone, che parla a vanvera di turismo sociale, anziani, chiacchieracane. Sotto qui questo Strangers in the Night, che cazzo mi è capitato, questo sarà l'amico tuo, con i capelli bianchi, come si chiama? Franco? Schivizzi. Il grande Ciciriello era De Palo, Vito De Palo, che all'epoca fece la commedia e inserì un personaggio che si chiama il grande Ciciriello. A questo lato, a sinistra, c'è Giulio Lovino con la valigia, emigrante con ritorno, perché questa va a Bari, stavo, ce ne chiamo davvero, ecco, non può qualsiasi arrivo. E questo è Ribatti con la bicicletta, che faceva l'assessore allo sport. Lì poi c'è un fantasma che non si capiva, e naturalmente l'ispiratore, secondo il vignettista, di questa vicenda era sempre lui. Vai. Vacanze pasquali, stanno tutti al mare. Non lo so, c'era stato un momento di crisi, insomma, si è arrivati in estate, il 2002, e se ne andarono tutti al mare, sia la destra che la sinistra. Quindi Fattone sempre con la siringa in mano, e quindi lui, vedi, con lo stetoscopio sta a rianimare a costo. Pinuccio Summo sulla destra, l'avvocato Ippedico. All'altro lato, a sinistra, Mastro Rilli, Biagio Mastro Rilli, Lia Caldarola, Crispin Castelciuquoddo Curcart, al lead di Salsello, a destra Scardegno, il presidente, e un rappresentante del CGIL, e tutti quanti aspiravano ad arrostire Matteo Paparella, cioè quello era il loro problema. Questo è un omaggio a Pertini negli anni Ottanta, è il messaggio del Presidente, il messaggio alla fine dell'anno, il Presidente faceva il messaggio, e cioè i cuori infranti, il cuore rotto, i mortacci tuo, insomma tutte le cose, perché Pertini era una persona schietta che parlava in maniera diretta. Molto. Questa è la famosa vignetta dedicata all'ingegner De Leo, che sognava di costruire di spostare la cattedrale e di costruire al posto della cattedrale un grattacielo, insomma, così ironicamente. Dopo la vicenda di questo l'abbiamo vista, questo l'abbiamo vista. Questa è la famosa, girala ancora. Questa è la famosa vignetta tratta dalla poesia di Nicola Campanale, che si chiamava Crax. E quindi praticamente Pone Pierce, perché all'epoca ci spaventammo, perché fummo chiamati all'ordine,
perché Craxi all'epoca di questa vignetta stava sulla poltrona, mi pare che era presidente del consiglio, non so, qualcosa del genere, e stava traballando, insomma, traballava, perché lo stavano a mettere in crisi, e stava per scendere dalla poltrona e non sapeva quale di queste pantofole infilarsi, perché queste pantofole ognuna hanno un simbolo, quello del PSI, del PC, della DC, del PRI, qui c'è un edere del PRI, una rosa, socialista, eccetera, eccetera. Quindi questa vignetta di questo scalpore, al punto che io ero allora presidente della Prolog, fui chiamato da chi di dovere, mi fu consigliato di trovarmi un avvocato perché, insomma, quelli erano processi per direttissima. Per cui... Questa è la poesia, eh sì, c'è la poesia, sì. E questa è un po' così generica, i due ruvesi che guardano evidentemente all'inizio di una campagna elettorale, il 71, che commentano, CC quanti colori, facevi tutta la maniera, c'erano ieri. Questo svolazzare, una vignetta che poi abbiamo anche pubblicato sulla copertina di un giornale. Questa è la famosa vignetta tratta dalla frase di Rock Tid, Don Beppe e Don Giovanni Lemmeliam sono a cocchi di campione di tantiam, dice Rock Tid, testuali. E qui ci fu una vicenda, c'erano due partiti socialdemocratici a Ruvo, lo SDI, sì, si vede anche lì, mi pare che uno era il insomma, erano due partiti socialisti, uno faceva capo a Cantatore e l'altro faceva capo a Giovanni Camerino, e all'epoca, siccome avevano pochi voti, decisero di mettersi insieme e di presentarsi insieme alle votazioni del 75. E quindi Rock Tid, molto penetrante, Don Beppe, Don Giovanni, Lem, Liam, sono a cocchi di campione di tandem, cioè fece un tandem per presentarsi insieme. Abbiamo terminato le diapositive, ora inviterei, visto che abbiamo concluso con Rock Tid, ascoltiamo nuovamente il professor Campanari. Ci stia retengendo la signora, questo è il discorso del rovo, la scissione, il rientro, il mail, come eccetera, con la mano di Moro che nominò al Senato, cioè il medico Cassano. Così scrive sempre il Volpe, vero? Mentre Canzelm lasciai un messaggio di benvenuto all'oriund che a Moaru a reta venitra seut, Boccacci ne scaffò quattro con onorevole amore e un segretario lasciai mangiai fire cacaiazzore. Ma vi la forza di dire a tutti di fare buone figlie, di mettersi sotto a penzoppa la famiglia. Oromai che se ci sia acqua passata e non è che per fare una faccia la vota, ma da vedere che la sezione si è robustata. E come quando il corporato è il segretario di partito. Credo che aspetta veramente una bella prova, per vedere ciò che è venuto in secchi di Europa. A un senato teniamo ancora a un mitico Cassone? E beh, mo potremmo quando la voto in democrazia. Non ci sono credenti, ma ho niente della cota. A vasta una fessare e picchio un'altra trappa quota. E tanto se a raganano mi scapuò e a cuore servizio nella povera mi hanno appicchiò. Sa Pietro, casal po' la pedana vostra, volano fu banchietto, tutto il partito. Ne vogliono a chiolatriat. Con la scheusa dell'ordine contro un casein, ne vogliono mangiare un creu da destra l'om sein. A sinistra, senza bisogno di spiegare, risapete più quando è lungo a chiro la canna. E poi, quando cura alto, cura un ginire,
che tenne la lippa di un caricatore di mire. Da ogni pezzo ne vogliono mettere come arduce, ma non vota neo, vuole dopo alto come al pesciurce. L'avversario stanno come tanta con affame, pronto a menarsi in gutta alla prima ciampa cotta. Ma per me, intanto, aspettano di fracasso uve a due rosse, stanno tutta a quattro alla canna sua mossa. E pigliato la parola Don Giovanni vervorote in due salone di Don Gecce tutta affollata. Per chiudere tutto quanto, la benedetta Avuac e dite chiatta a tutto, sino che Bernuac, non so vado a dienza a certa insinuazione. Ce n'è un senato per Toma a un medico cassone, e che siccome la decista è più grossa quest'anno, la maniurne hanno già pensato di fare un danno, mettendo la voce in giro alla cittadinanza, che pure stavo a tu partite tenendo la gravidanza. Allora, compare memoria, ad avere con la coppia le pensate e al collegio le fatto un servizio a gardote. Per non posto che un gente che questa sezione le puste da vicino una persona anzione. Usine che Bernua copra c'è una ad avere, ce l'ha di ci, foce alto figlio, vai dritta a un cimitero. Ringrazio il professor Giacomo Campanale che si presta sempre ben volentieri a interpretare nella lingua locale queste composizioni, e prima di salutarci vi leggo un piccolo messaggio che mi è stato dato dal dottor Angelo Tedone, il direttore del Rubastino, che per motivi strettamente personali, familiari, contava di essere qui presente, però purtroppo non ce l'ha fatta. Infatti mi ha detto prima di chiudere, però se non ce la faccio gentilmente, quindi leggo testualmente. Da dove nasce la satira rivolta a personaggi pubblici? Certamente dalla loro presenza attiva tra i cittadini, dalle azioni che intraprendono per la collettività, dalle diatribe che nascono in enti o amministrazioni e che li vedono partecipi. Naturalmente non vi è la possibilità di fare satira verso quei personaggi che desiderano non esporsi personalmente in iniziative pubbliche. Lo afferma il sottoscritto, che è stato oggetto di satira allorquando, in qualità di direttore del periodico dell'amministrazione comunale Palazzo Avitaia, fu raffigurato come un angelo volante dotato di ali, con penna e taccuino e una nuvoletta in cui era scritto «Vai, angelo, e diffondi il Vangelo di Matteo», riferito all'allora sindaco Matteo Paparella. Le vicende di tanti personaggi legati alla politica locale, al mondo economico, hanno ispirato Mimmo Scarongella a realizzare le vignette pubblicate su Rubastino e dallo scorso sabato in mostra in occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla fondazione della testata della Proloco, ammirate da tanti visitatori che si sono anche riconosciuti in esse. La vignetta satirica è quindi paragonabile all'inserto di una rivista, con la differenza che a descrivere un avvenimento non sono righi scritti, bensì tratti di penna che scivolando sulla carta descrivono, raccontano un personaggio o un avvenimento in modo scherzoso, che in tal modo rimane più impresso nella memoria del lettore. Ma dicevano i nostri nonni e padri, mo a sti disegni bisogna dal Naamon der Capet, ovvero assicurare a queste opere grafiche una copertina per preservarle e tramandarle. In poche parole, pubblicarle magari con il titolo Le vicende di Ruv tra vigni e vignette.
Concludo, penso che conclusione migliore possa essere questa del nostro direttore Angelo Tedone, che dall'82 guida praticamente la nostra rivista. Io ringrazio di cuore gli intervenuti, ringrazio Volpe, Giuseppe Volpe, per la collaborazione e la sensibilità, chiaramente i sindaci Paparella e Ottombrini, che si sono ben volentieri prestati a questo nostro incontro, anche ai sindaci che non sono stati presenti, li ringraziamo comunque, e quindi seguite le prossime iniziative della Proloco per il 50°. Buonasera a tutti. Number, I was lightning before the thunder.